decennio è possibile visitare il presepe poliscenico stabile che in 10 scene ricostruisce la vita di Gesù Bambino. È il quarto presepe in Europa per grandezza dopo quelli di Grottaferrata, Messina e Tarragona in Spagna. Ciò che colpisce ammirando quest'opera è la povertà dei materiali con cui è stato realizzato. Ad ammirarla fino ad oggi ben oltre 15.000 visitatori. Cosa significa poliscenico stabile? Stabile significa che lo si può visitare in qualsiasi momento dell'anno, mentre poliscenico significa fatto da più scene. È un presepe a puntate con varie tappe della vita di Gesù, con particolare riferimento ai momenti della sua infanzia, tratti dal Vangelo secondo Luca e secondo Matteo. Nel presepe poliscenico non mancano le radici della terra lucana. Il presepe si sviluppa in 10 scene per 13 metri di lunghezza ed una profondità di circa 3 metri e mezzo per assicurargli la prospettiva. È stato realizzato tra il 1994 e inaugurato il 13 dicembre del 1997. In ogni scena è possibile ammirare una rappresentazione di volta in volta sempre più suggestiva ed affascinante, in un gioco di luci che nell'arco di pochi minuti riesce a rappresentare il paesaggio dal tramonto alla notte, sino all'alba e al pieno giorno. È possibile durante le scene notturne individuare anche alcune costellazioni come il Grande Carro e Cassiopea. Esse sono realizzate con terminali di fibra ottica e ne sono circa 4.700 in tutto. Il presepe è interamente realizzato a mano e curato nella perfezione dei dettagli. Le tegole in miniatura fatte in rame rosso sono circa 10.000. Il rame rosso crea un ulteriore gioco di luce a seconda di come viene colpito e dalla prospettiva in cui si scruta la scena. La pietra viva delle case, dell'acciottolato delle strade, ai lampioncini porticati fatti in ferro battuto, alla sontuosa bellezza del palazzo di Erode o del Tempio di Gerusalemme. Nella prima scena, quella dell'Annunciazione, si scorge in primo piano sulla sinistra uno spigolo di Calvello. Nella seconda è il Censimento, vi sono sullo sfondo i sassi di Matera. Quindi il palazzo di Erode, seguito dall'annuncio dei pastori con Castelmezzano e le Dolomiti Lucane in bella vista. Al centro la quinta scena, la grotta di Betlemme, ricavata da una roccia estratta dalla fiumara di Anzi, la cui sedimentazione calcarea, a parere di alcuni esperti che l'hanno analizzata, risalirebbe addirittura a 1500 anni fa. La sesta scena con la fuga in Egitto mette in primo piano il Tempio di Esna. La città è situata sulla riva occidentale del Nilo a 55 km a sud di Luxor ed è storicamente rilevante per le imponenti rovine del Tempio dedicato al dio Khnum, al quale ci si è ispirati. Seguono la strage degli innocenti con alcuni scorci di potenza ed il maestoso Tempio di Gerusalemme con Gesù presentato a Simeone. E poi Nazareth, che è esattamente una riproduzione fedele di Anzi, con i suoi vicoli, le case realizzate sulla roccia e la chiesa di Santa Maria in alto. Infine il ritrovamento di Gesù dodicenne nel tempio tra i dottori della legge, interprete della parola di Dio.